Napoli a Caserta. No, abbiamo Caserta, abbiamo ricostruito proprio il rione che diciamo ispirava il romanzo, abbiamo ricostruito 18 palazzi, 4 piani l'uno, con la piazza, insomma i negozi, è stata proprio... Sì, che ha fatto... Giancarlo Pasini, sì. Bravissimo. Un scenografo non abbastanza riconosciuto. Sì, però con la mia Vignale secondo me si è tolto tante soddisfazioni in Giancarlo, perché poi lui lavora moltissimo su la riqualificazione di luoghi in disuso, che è una filosofia molto bella, perciò abbiamo preso la fabbrica di San Gobbene a Caserta e dentro i capannoni dove poi facevano i vetri, abbiamo ricostruito tutte le case. Dunque c'era proprio un'atmosfera da fabbrica artigianale, e infatti noi abbiamo fatto una serie molto artigianale. Pensa che non abbiamo la prima stagione neanche mai usato la Steadicam, perché ci facevamo proprio un cinema degli anni 50 dove non esistevano ancora fermo o carrello. Cioè siamo stati, e secondo me quella serie ha questo spirito, si vede che c'è questo tipo di lavoro molto, e anche l'attenzione che ha avuto in tutto il mondo secondo me viene anche da questa, diciamo, sì, da questo rapporto su una serie che si cerca di imporre come cinema, non come TV, dunque con un tempo, un'attenzione alle cose che sono secondo me proprio del cinema più che della televisione, ancora oggi, di cui si parla molto bene della TV, però ancora oggi secondo me. E Alba come reagisce a questi due puntate? Alba è la voce narrante, sì. Comunque Alba è sempre coinvolta. Come reagisco, in che senso? Beh, come appunto ti puoi accontentare di essere la voce narrante e di non essere protagonista in un modo o un altro? No, quello assolutamente. Da spettatrice ho ammirato, ero una grande amante del romanzo, ho ammirato la messa in scena di questa serie, l'ho anche sofferta perché chiaramente è stata, cioè il tempo di un film è un tempo limitato nella vita delle persone, e invece nella vita di Saverio questa serie è stata enorme, e quindi è stato, diciamo, la moglie privatamente è stato anche faticoso, no, frustrata per niente, ma diciamo spossata dai continui spostamenti tra Roma e Caserta, no, frustrata, no, affaticata. Poi immagino che lavorare e fare film. Sì, e quindi magari andavo da Parigi a Caserta, da Berlino a Caserta, da Torino a Caserta, insomma Caserta era diventato il centro della nostra vita. Che è tutto dire. Inaspettatamente. Come si arriva a Caserta? Con il Freccia Rossa. È una bellissima stazione del niente, una specie di, tra l'altro l'ha fatta anche l'architetta, come si chiama? Oggi è l'iraniana che ha fatto anche il Mazzi. Esatto. Però è anche un'idea, come cattedrale del deserto, perché... Ma dove è questa stazione? Sì, è pronto la alla rete, davanti alla rete. No, parliamo di quella, della stazione dell'alta velocità. E quella di Napoli, subito dopo Napoli Centrale. No, Napoli a Fragola. Napoli a Fragola. A Fragola. Non c'entra niente in Caserta, no, però per il Freccia Rossa diciamo porta, perché su Caserta stazione ce ne sono due al giorno, invece su Fragola ce ne sono 15 al giorno. A Fragola è la città di cui mi servivo. Con Servito lo incontravamo spesso da Natura, sì, in Caserta. Ci abitava lì.